Buongiorno, con questa breve riflessione inauguriamo un ciclo di lezioni dedicato agli esercizi spirituali suggeriti da Rudolf Steiner in linea con la sua concezione antroposofica. Lo scopo che ci proponiamo è quello di attualizzare, per quanto possibile, le indicazioni fornite da Steiner e di gettare luce su di esse, mettendole a confronto con le pratiche filosofiche tramandateci dall'antichità. Un primo principio generale, comune a tutte le tradizioni spirituali, riguarda il senso stesso dell'apprendimento. Apprendere non significa immettere nell'interiorità qualcosa che proviene dall'esterno, che so, una nozione, un principio, un abito. Significa, al contrario, tirar fuori dall'interiorità facoltà, immagini, e contenuti spirituali presenti in ciascuno di noi, allo stato, per così dire, latente, più o meno inconsapevole. Da qui il significato stesso dell'atto dell'educare o dell'educarsi in questa o quella disciplina. L'etimo è chiarissimo, dal latino ex ducere, condurre fuori, portar fuori. Detto in altri termini, nella nostra interiorità giacciono tesori da portare alla luce, nonché le energie, spesso insospettate, che ci consentono di farlo. La nostra mente originaria è pura. Come dice Plotino, per usare una celebre metafora neoplatonica, occorre cominciare col fare del bello e del bene un solo identico principio. Togli il superfluo, raddrizza ciò che è storto, lucida ciò che è opaco, perché sia brillante e non cessare mai di scolpire la tua statua, finché alla tua vista interiore appaia la temperanza, ovvero l'equilibrio, la saggezza. Sotto le incrostazioni che lo opacizzano, lo specchio è perfettamente liscio e la statua, nella sua perfezione, è già compresa all'interno del blocco di marmo. Basta togliere via a colpi di scalpello tutto il superfluo, come sosteneva di fare Michelangelo. Si tratta, insomma, come dice Steiner, di eliminare gli ostacoli interiori ed esteriori che si incontrano. La buona notizia è che lo stato della nostra mente, sotto sotto, è luminoso ed è sempre presente. La buddhità, la nostra condizione di risvegliati, per usare un'altra metafora, non è condizione extraordinaria che va raggiunta a costo di sacrifici inauditi. Al contrario, è la nostra condizione ordinaria, la vera natura dell'umano. Dunque, non si deve lavorare per addizione, bensì per sottrazione. Via le nuvolaglie del turbamento e si vedrà risplendere il sole della pace interiore. Via il superfluo, via i desideri non naturali e non necessari, e il nostro cuore si acquieterà. Questa è, per esempio, l'essenza della pratica spirituale epicurea, come sappiamo. Insomma, si tratta di un invito preliminare ad avere fiducia in noi stessi. Occorre voler intraprendere il cammino. Le energie e le risorse le troveremo strada facendo. Ma cediamo senz'altro la parola a Rudolf Steiner. La prima condizione consiste nel conquistare un pensiero perfettamente chiaro. A questo scopo bisogna liberarsi, almeno per un breve momento della giornata, anche per 5 minuti, ma più il tempo è lungo e meglio è, dei pensieri che si muovono come fuochi fatui. Bisogna diventare padroni del mondo dei propri pensieri. Non se ne è padroni fin quando un condizionamento esteriore, la professione, una tradizione qualsiasi, le condizioni sociali, il fatto stesso di appartenere a un certo popolo, il momento della giornata, certi gesti che noi compiamo, eccetera, eccetera, ci detta un determinato pensiero e il modo stesso di svolgerlo. La prima condizione da realizzare, dunque, è quella della chiarezza della mente. A tal fine bisogna preliminarmente liberarsi dalla tirannia dei propri pensieri. Cosa intendiamo con questa espressione? Intendiamo che, a ben guardare, noi non siamo i nostri pensieri. Per comprenderlo meglio, possiamo riprendere senz'altro la metafora della mente specchio. La mente sta ai pensieri come la superficie lucida e smaltata dello specchio sta alle immagini che danzano su di essa e alle opacità che vanno accumulandosi col passare del tempo. Le opacità potremmo immaginarcele
come quelle sequenze di pensieri coatti, involuti, ossessivi, da cui ciascuno di noi è, più o meno, afflitto o afflitta nel corso della giornata. Avete presente quegli automatismi mentali dai quali non siamo in grado, così, d'amblè, di liberarci? Quei pensieri che, in un angolo della nostra coscienza, finiamo con l'avvertire dolorosi, nocivi, impuri. Il punto, come sottolinea Steiner, riprendendo un tema caro allo stoicismo antico, è proprio quello di essere padroni dei propri pensieri, pensare liberamente, piuttosto che subire passivamente i pensieri. Ancora, avete presente quella sensazione decisamente sgradevole di non riuscire a concentrarsi su qualcosa di importante o di urgente perché, viva Dio, la realtà lo vuole? Il corpo da una parte, la testa dall'altra, come si usa dire. Pensiamo di essere liberi e invece siamo schiavi. Schiavi dei pensieri, pensieri che, a ben guardare, ci risulta financo difficile definire realmente nostri. Sono un po' come degli ospiti sgraditi, i quali, senza invito, fanno rumorosamente irruzione nell'anticamera della nostra coscienza. Ecco, Epitteto direbbe che non sorvegliamo adeguatamente le porte della nostra anima, che abbiamo messo a dormire l'egemonico, la coscienza, altrimenti vigile, che ha potere sui fatti interiori. Finiamo col non essere padroni a casa nostra, ovvero l'esatto opposto della cosiddetta autarcheia, la virtuosa capacità di autodominarsi. Ripulire lo specchio vuol dire reimpossessarsi di casa propria, mettendo educatamente e dolcemente alla porta gli ospiti sgraditi. Ma da dove vengono questi pensieri? Da cosa sono prodotti e condizionati? Cosa dà loro il diritto di fare irruzione nella nostra interiorità? Ebbene, come dice Steiner, essi dipendono in genere dalla nostra professione, dal nostro lavoro, da una tradizione qualsiasi, da un'abitudine, oppure dalle nostre condizioni socio-economiche o ancora dalle attitudini che abbiamo sviluppato per il fatto stesso di appartenere a una certa comunità linguistico-culturale. Prendiamo il lavoro, per chi un lavoro ce l'ha. Pensate, ad esempio, alle ansie e nevrosi ossessive che ai più provengono da un modo di lavorare alienante, in cui i bioritmi umani sono, per così dire, violentati, forzati, da un sistema di controllo sempre più pervasivo, il cui tempo di marcia è scandito da algoritmi. Riappropriarsi del ritmo del proprio respiro, prestare attenzione al battito cardiaco, in mezzo ad una quotidianità fatta di dispositivi lampeggianti, sempre attivi, di suonerie, di inani e ridicole burocrazie. È una vera impresa. Chiarificare e calmare la mente, dunque, è il primo passo. Per curare il sovraccarico di pensieri che ci viene dalla bulimia di stimoli, di pressioni terroristiche, di false responsabilità, di dipendenze più o meno tossiche, bisogna imparare a mettersi a dieta, masticare e assaporare bene i pensieri, senza gettarci nella testa tutto ciò che ci capita indiscriminatamente a portata dei sensi. E allora la prima cosa da fare è ritagliarsi uno spazio di tempo nel corso della propria giornata tipo. Per cominciare bastano 5 minuti, ma sarebbero auspicabili almeno 20-30 minuti al giorno. Questo ritagliarsi uno spazio di tempo per la propria interiorità esprime l'essenza stessa del sacro. Sacro è ciò che sta a parte, ciò che ha vinto, rinchiuso, protetto, ovvero distinto da ciò che è profano, essendo collocato dinanzi al recinto del tempio. Questo è il significato di profano. Sacralizzare significa proprio questo: distinguere, dare valore ad una cosa, ad una esperienza, staccandola col prestarvi particolare attenzione dal flusso indistinto dell'ordinario, del feriale, del mondano. E allora quello di Steiner può essere inteso anche come un invito a risacralizzare, ognuno a modo suo, una porzione del proprio tempo vita,
sottraendolo al vortice indistinto dei pensieri che si muovono come fuochi fatui. Continuiamo a leggere Steiner. Durante quel breve momento di cui si è detto, con una volontà del tutto libera, dobbiamo svuotare la nostra anima del corso abituale e quotidiano dei pensieri e, di nostra propria iniziativa, porre un pensiero al centro della nostra anima. Non è necessario credere che debba essere un pensiero eccezionale o di particolare interesse. Il risultato interiore che ci si propone di raggiungere si ottiene meglio se, all'inizio, ci si sforza di scegliere un pensiero anche non interessante e il più insignificante possibile. La forza dell'attività propria del pensare, che è ciò che importa, viene da ciò maggiormente stimolata, mentre un pensiero che è interessante trascina da sé il pensare. È preferibile eseguire questo esercizio di controllo dei pensieri concentrandosi su uno spillo piuttosto che su Napoleone. Ci si dice: parto ora da questo pensiero e di mia personale iniziativa gli associo tutto ciò che gli si può ricollegare obiettivamente. Alla fine dell'esercizio, quel pensiero deve permanere nell'anima altrettanto vivo e colorito che all'inizio. Bisogna eseguire questo esercizio ogni giorno, almeno per un mese. Si può ogni giorno scegliere un nuovo pensiero, ma anche conservare lo stesso pensiero per diversi giorni. È qui descritta, in breve, la pratica della concentrazione. Il termine deriva dal latino centrum e dal greco kentron, ossia aculeo, punta di compasso, centro. Presente e documentata in quasi tutte le tradizioni spirituali antiche, dall'Occidente ellenico all'Oriente induista, buddista e taoista, essa consiste nel centrare la propria attenzione su un determinato pensiero, un'immagine mentale, un oggetto, un suono. In termini religiosi può essere l'icona di un dio, un volto amato, un amuleto, un oggetto totem, oppure un suono. Si pensi ad esempio alla sillaba Om, che viene salmodiata nella tradizione indù. Esempi se ne potrebbero fare molti altri. Ma a noi interessa la pratica in sé per sé, con i suoi benefici effetti psicagogici e spirituali, in una prospettiva umanista e laica, non i riferimenti ai diversi sostrati religioso-dottrinari. Attenzione, dunque, a non fissarsi sul dito, ignorando la luna cui essa punta. Nella metafora, la luna si riferisce all'interiorità umana in sé per sé, ovvero alla dimensione antroposofica steineriana, per così dire. Sotto il profilo dell'interiorità, parlando da anima ad anima, da cuore a cuore, al di là delle etichette linguistiche e concettuali, tutti i sapienti e gli uomini di buona volontà di ogni tempo e di ogni luogo si capirebbero con un batter di ciglia, preferendo a mille discorsi il silenzio. Ad ogni buon conto, per adattare il senso della pratica ai nostri giorni, potremmo prendere a modello l'esercizio spirituale stoico della prosochè, l'esempio più laico che mi viene in mente. Prosochè vuol dire semplicemente attenzione mirata. Lo stesso Steiner, nella maniera più laica possibile, afferma che non è necessario credere che debba essere un pensiero eccezionale o di particolare interesse. Uno vale l'altro, insomma, purché si tratti di qualcosa di semplice, di immediato, nulla di concettoso o troppo elaborato. Anzi, se si tratta di qualcosa di assolutamente ordinario e non interessante, è meglio ancora. Perché lo scopo della pratica è l'esercizio spirituale in sé, così come lo scopo di una sessione di ginnastica è, o dovrebbe essere, la ginnastica in sé per sé. Come si dice nella tradizione Soto Zen giapponese, il cuore della meditazione concentrata è semplicemente Shikantaza, solo essere seduti. Non si tratta di afferrare qualcosa con l'intelletto. Non c'è nulla da capire, insomma, nulla di positivo da prendere. Al contrario,
Si tratta di svuotarsi dal flusso indigesto di pensieri che popola la nostra mente ordinaria, quella che i buddhisti chiamano mente scimmia, costantemente e dolorosamente impegnata a saltare da un pensiero all'altro. Nella tradizione meditativa cristiana, questo esercizio è denominato kenosis, svuotamento, dal greco kenos, vuoto. Esso consiste nel far pulizia dentro di sé, ovvero nel fare deserto. Vale a dire che, per accogliere il divino, occorre, come dice Steiner, svuotare l'anima del corso abituale e quotidiano dei pensieri. Nella visione steineriana, ciascuno è laicamente libero di scegliere l'oggetto pensiero che preferisce. Dunque, sbizzarritevi pure. Personalmente, vi consiglio qualcosa di bello, semplice e familiare. Può anche andar bene l'immagine di una candela accesa nella penombra, oppure un vaso di fiori. Non preoccupatevi dei pensieri ordinari. Essi, soprattutto all'inizio, torneranno ad ogni piesso spinto a presentarsi alla vostra mente. Lasciateli andare con gentilezza e tornate a concentrarvi sul vostro pensiero totem. Pensate ad essi come a immagini proiettate su uno schermo che fuggono via. Il segreto consiste nel non attaccamento. Dimenticavo, la concentrazione si può praticare dovunque e in qualsivoglia circostanza, pure in fila alla posta per intenderci, però sarebbe meglio far corrispondere allo spazio di tempo che ci si è ritagliati, la mattina presto o il tardo pomeriggio per esempio, un luogo il più possibile silenzioso e tranquillo, caldo e accogliente. Proviamo a dare continuità a questo esercizio dandoci, come obiettivo iniziale, un mese di tempo. Non è escluso che, acquisendo maggiore familiarità, esso ci accompagni per tutto il resto della vita. Terminiamo la lettura delle indicazioni di Steiner. Alla fine di un esercizio di questo genere, bisogna cercare di prendere pienamente coscienza del sentimento interiore di fermezza e sicurezza che la sottile attenzione portata alla nostra anima ci farà presto rilevare. Poi si termina l'esercizio immaginando la propria testa e la linea mediana della schiena come se si volesse riversare questo sentimento in tali parti del corpo. L'effetto dell'esercizio è quel sentimento interiore di fermezza e sicurezza che avvolge confortante chi si sente a casa presso se stesso. Non so se avete presente la sensazione. Passiamo la maggior parte del tempo a distrarci, a sfuggire problemi più o meno reali o immaginari, sempre col cuore in gola, col fiatone, senza un posto sicuro nel quale sostare. Quando abbiamo agio di esercitare la volontà nella concentrazione, sviluppiamo naturalmente un meraviglioso sentimento di calma interiore. I muri claustrofobici che i pensieri compulsivo-ossessivi ci hanno costruito intorno, d'incanto si dissolvono. Allora respiriamo spazi aperti. E, come indica l'ultima raccomandazione di Steiner, ci rimettiamo in asse con noi stessi, mente e corpo. Ho una mente chiarificata e pacificata, corrisponde un corpo armonioso e ben equilibrato, e viceversa. Chi pratica yoga sa perfettamente di cosa stiamo parlando. Un'ultima raccomandazione: prestate attenzione al respiro. Mente, anima, spirito e respiro, come indica chiaramente l'etimo di queste ultime parole, sono una cosa sola. Nella prossima conversazione prenderemo in esame il secondo gradino degli esercizi spirituali steineriani. Vi saluto caramente. Buona pratica a tutte e a tutti.